Lorenzo? Lorenzo, questo cos'è? No, che cos'è questo? Cos'è questo scatolone? Amore, lei Savage, l'HP Savage, l'XL, il Flux. Sì, il Flux. Ce l'ho io il flusso. Me lo fai venire te il flusso? Me lo fai venire. Guarda che lavoro. Un sera detto si faceva gli unboxing nuovi, le novità, il canale, t'hai detto prendevi il Max della Traxas. Cos'è con questa roba? Che cos'è? Amore, il Max si figlierà, tanto questo è già una pietra miliare di modellismo, un poteva mancare nelle mensole, un posto sta senza di lui, come fa? Pietra miliare te la do in testa, la pietra miliare, te la do in testa. Ora tu va fuori di casa, capito? Tu va a dormire fuori di casa, fa sparire sta roba qua. Questo? Lore? Lore? Oh, che fai qua? Mi fa freddo. Come ti fa freddo? Cosa fai? T'ha dormito alla pista? Buttato. Come l'ha buttato fuori di casa? Oh, Lore, ma c'è da fare l'unboxing del Savage? Dai, ven via. Dai, dai. Thank you.
ragazzacci, facciamo un attimino serie. Abbiamo provato l'HPI Savage Flux XL, modello uscito 2 anni fa, circa nel 2017, però a noi ce ne batte là. E l'abbiamo presa adesso perché, appunto, scherzandoci sopra, è un modello da avere assolutamente. Ero molto curioso di averlo, non ho mai avuto quello passo corto, quindi ero curiosissimo di provare questo, perché quello passo corto, da quello che ho notato, è troppo birbo, tende sempre a stare un po' sulle due ruote dietro, un po' come l'Outcast, per capirsi, che a mio parere sono modelli che non si guidano, non mi piacciono troppo. Certo, se ti piace fare l'impennata e basta, assolutamente carini anche quelli. Allora, l'abbiamo provato proprio nel contesto pista, nella nostra bellissima pista, giusto socio? Bellissima. La nostra pista fine. È uno spettacolo, ragazzi. A quest'ora di sera è una meraviglia. Guardate, sta che calando la luce. Bellissima, anzi, venite a girare. Venite a trovarci se volete, chiedeteci informazioni. Pista 1-5, 1-8, 1-10 ci si sta un po' larghi. Però noi si gira ogni volta, ci si gira anche con le 1-10. Allora, dicevo, se l'abbiamo provato appunto in questo contesto off-road nella pista, quindi guidato, in un posto dove va guidato assolutamente, perché ci sono delle belle curve da affrontare. La dinamica del modello è entusiasmante, è veramente bello, mi piace un casino come si corica, come si muove. Ci è piaciuto veramente tanto quando arrivi a scappare di curva a spazio, adesso lo so, bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, e niente, cosa dire? È un po' noioso l'attacco delle ruote, vanno tirate bene. Credo che forse sarebbe meglio dargli un po' di frenafiletti, perché se perdete questo è un casino, vanno riprese assolutamente sua. Non c'è da dire granché, perché il modello appunto è uscito 2 anni fa, non ci sono tanti unboxing, non c'è tanti video a livello italiano, e quindi ne faremo diversi, faremo qualche magari con lo speed test a 4S. Ah, l'abbiamo provato con delle batterie Zippy da 5000 mAh, 30C, 55 di scarica come picco massimo. Vanno benissimo per quanto riguarda se lo dovete guidare, per come la vedo io, vanno più che bene, perché se avete da guidare. Poi a 6S sicuramente diventa molto più cattivo, molto più brillante, sicuramente starà molto più sulle due ruote, dietro impennerà un casino, ma a me personalmente, già avendolo provato a 4S, in un contesto, ripeto, guidato, si è comportato in maniera egregia a 4S, credo che a 6S non si manda. E altre cose da dirsi, la radio, appunto, velocissimo, la conoscete tutti, è una radio, non è un granché, la sensazione della plastica è proprio plastica secca. Non mi piace proprio i manettini, questi tre manettini, questi tre bischerini, vabbè, il solito dual rate, TH e ST. Il manettino invece dello sterzo, il volantino, scusatemi, non è male, mi piace la consistenza, mi piace che la parte soft dove si tengono i diti è bella attaccata, non vi si muove, non è una cosa da poco, perché spesso succede che si prendono le radio e questa parte qua si muove. E quindi niente, va con 4 batterie, stilo, ve le danno di corredo, lo avete visto, eccole qua. E niente, da dirci non c'è nient'altro, perché appunto, ripeto, il modello è uscito 2 anni fa, io l'ho voluto prendere perché secondo me non poteva mancare sul mio canale, ma soprattutto sulle mie bellissime mensole. E niente, vi salutiamo. Stupendo. Stupendo, meraviglioso. Veramente bello. Stupendo. È bello l'XL, quello lungo, per me è eccezionale. È un modello da avere. Se siete collezionisti, appassionati di modellismo, vi piace fare le mensole, lo dovete avere assolutamente. Insieme ai Monster ci sta da Dio. Allora, veniamo a noi. Un salutone a tutti da RCLG Passione Motori. Cliccate quel cavolo di bottone like se vi piace il video. Iscrivetevi al canale e al prossimo video. Un salutone da me, dal mio cameraman socio Fabrizio, che ringrazio tantissimo, che gestisce la pista insieme a me, e da lui, HPI Savage Flux